Quinta edizione per auto in centro a Porto Recanati, lo sforzo organizzativo, quanto impegno ci vuole? Abbastanza, sì. Poi sinceramente questa edizione abbiamo dovuto anche posticiparla perché diciamo in calendario era per il 10 settembre, solo che per motivi meteorologici abbiamo dovuto posticiparla ai primi di ottobre e tutto sommato diciamo che è andata bene. Per il resto, diciamo, sì, un grande impegno, anche perché veniamo da un periodo delle ferie di agosto, quindi riuscire a contattare insomma, un po' tutte le attività, tutti i concessionari è un po' complicato, però devo dire che anche quest'anno abbiamo avuto, diciamo, siamo soddisfatti per il riscontro che abbiamo ottenuto, quindi va bene così. Parliamo un po' di numeri, quanti sì. sono gli espositori? Allora, gli espositori, diciamo, come concessionari sono circa una decina. Come marchi molto di più, perché ogni concessionario di media ha 2-3 marchi, quindi andiamo sicuramente tra i 20 e i 30, cioè 30 marchi. Come macchine saremo lo stesso, saranno tra tutti i modelli una 50-60 macchine sicuramente, di varie tipologie. Quando si organizza un evento del genere l'obiettivo è quello di far vedere le automobili, ma anche cercare un po' di far riprendere il via alle vendite, agli acquisti? Assolutamente sì, in effetti l'evento è nato proprio per questo, proprio per portare diciamo, dove non arriva il concessionario come posto fisico, poter cioè, diciamo, dare la possibilità appunto di andare loro dal cliente piuttosto che aspettare che il cliente vada dal concessionario. E quale occasione meglio appunto del corso di Porto Recanati, che si presta proprio perfettamente per una cosa del genere. E in effetti oggi l'abbiamo visto che l'affluenza è veramente, veramente alta. Abbiamo la nuova Swift, che comunque è una macchina già affermata come stile, come impronta. Adesso presentiamo questo nuovo modello con dettagli tecnologici molto molto all'avanguardia, dal sistema che frena in automatico da sola se c'è un ostacolo, al riconoscimento se andiamo a oltrepassare la corsia, la carreggiata, fino ad arrivare al sistema ibrido che consente di abbattere i consumi che fino adesso dovevamo andare su un'alimentazione alternativa. Con questo sistema invece permette già di superare quello che è un consumo medio che fino adesso faceva il diesel, ecco, quindi andiamo ad abbattere le emissioni e con vantaggi che l'ibrido oggi come oggi consente di avere, un'esenzione di bollo per 5 anni, tutto un insieme di cose, di manutenzioni diciamo ridotte proprio al minimo. La novità di quest'anno è, in assoluto, è la nuova Velar che è una macchina 2000 di cilindrata a partire da 180 cavalli, 240 cavalli e 3300 cavalli. Questa è di quest'anno, l'ultima novità, anzi invito tutti a provarla perché è una grande macchina. Quindi grandi prestazioni ma anche grande sicurezza. Grande sicurezza, consumi contenuti, prestazioni eccezionali, moderna, quindi è all'avanguardia di tutto. Poco prima della Velare è arrivata la nuova Discovery, la Discovery 5. E la Discovery 5 ora è anche 2000 di cilindrata, 2000 o 3000 di cilindrata. Eccola qua, è una grande macchina, può essere 7 posti, prestazioni eccezionali, sospensione ad aria, quindi è da provare anche questa. Allora, noi qui come novità abbiamo il nuovo Nissan Qashqai, l'X-Trail. Abbiamo Qashqai da un ottimo prodotto, considerando che abbiamo clienti che ha Qashqai e continuano a comprare Qashqai. Poi abbiamo la macchina elettrica, completamente elettrica al 100% con 270 km di autonomia. Più il prossimo anno, i primi anni del 2018, avremo la macchina elettrica con 400 km di autonomia. Abbiamo il Nissan Navara, pick-up, furgoni, LCV, abbiamo una gamma completamente completa. Ha introdotto il tema della automobile elettrica, sì. Inizia a prendere piede tra gli acquirenti? Beh, noi già abbiamo parecchi clienti che girano con la macchina elettrica, sono molto soddisfatti perché considera che sarà il futuro sarà l'elettrico. Ma sì, una novità sinceramente in casa Citroen c'è. C'è la C3 Aircross, che ci sono i Deplian finora, e la presenterà la Citroen alla fine di ottobre. È un bellissimo prodotto, è un crossover
che abbraccerà la fascia media e sarà una bella macchinina, una super novità. Quindi destinata a quale pubblico? Pubblico giovanile, medio, anche grandi come noi, e per tutti. Una macchinina alta, guidabile molto bene. Quindi. In casa Volvo invece? Guardi, la Volvo, l'ultima novità è quella lì, la XC60, bellissimo prodotto, sai, una fascia alta. In esposizione qui a Porto Recanati anche la concessionaria Via Vai con le sedi a Civitanova e ad Ancona. Qui in particolare avete messo in bella mostra la nuova T1. Caratteristiche? Guarda, la nuova Tiguan è elegante, confortevole, ha una funzionalità e una cura dei dettagli negli interni. Però vorrei invitare tutti quanti alla nuova presentazione del lancio della nuova Polo il 21 e il 22 ottobre, sia in Ancona che a Civitanova, nella nostra sede alla concessionaria. Beh, la novità in casa di noi l'abbiamo qui dietro di noi, il nostro, chiamiamolo Super SUV Koleos, che presentiamo questo mese, è alla seconda edizione, diciamo, l'aspettavamo tanto tempo, è un SUV di alto di gamma, dai grandi concetti contenuti, da grandi sensazioni, da grandi emozioni, e per noi è un piacere presentarlo qui a tutta quanta la gente dei Porto Recanati, che per noi questo è un evento importante, 4 anni che ci siamo, sempre grande affluenza, e abbiamo pensato che il Koleos fosse il prodotto adatto da presentare in questa occasione, e siamo qui appunto per questo. Come sta andando la vendita nel settore auto? Beh, anche quest'anno abbastanza bene, abbiamo Renault in grande crescita da 3 anni, Fiat che sta rinnovando sempre più la propria gamma, alzando sempre più il livello della qualità, quindi stiamo tutti quanti crescendo sotto l'aspetto multimediale e elettronico, quindi stiamo sul pezzo e stiamo tutti quanti crescendo per fare dei prodotti sempre più accattivanti per le nuove generazioni che chiedono sempre di più, soprattutto sotto questi aspetti. Noi veniamo sempre con piacere qui a Porto Recanati perché è una location giusta per far vedere anche i nostri nuovi prodotti. E oggi qui abbiamo portato il restyling della Maserati Ghibli, che è uscita da poche settimane ma già ovviamente ordinabile, e stiamo consegnando già i primi esemplari. Inoltre abbiamo anche sul marchio Jaguar la nuova gamma motori, ovviamente è sempre sinonimo di sportività, per cui oggi presentiamo i nostri motori da 240 cavalli. C'è anche un'azienda che si chiama Wowcar, che ha sede a Roma e che non si occupa di vendita di automobili ma di noleggio automobili. Esatto, è un autonoleggio a lungo termine, l'azienda è di Roma, però siamo noi che andiamo in giro a proporre questo tipo di nuova formula, diciamo, perché non esiste da un po' di tempo, però noi abbiamo una nostra piattaforma dove abbiamo un tipo di servizio molto particolareggiato e cerchiamo di far capire alle persone, soprattutto alle famiglie, oggi come oggi, che l'acquisto dell'auto è molto più costoso rispetto al noleggio dell'auto, per diverse forme. A parte il servizio che noi offriamo, perché abbiamo dei collaboratori e dei partner commerciali che ci fanno dei prezzi particolari. E chi entra nella nostra piattaforma con un abbonamento biennale, una tantum, ha dei servizi che noi giriamo direttamente dai partner commerciali, giriamo direttamente al cliente finale. E quindi si ha un bel risparmio. A Porto Recanati oggi si fa un tuffo anche nel passato delle quattro ruote. Qui vediamo una serie di automobili bellissime e ormai antiche. Sì. Le ha portate qui il Club 500 di Macerata. Di cosa vi occupate? Sì, ma sostanzialmente noi ci occupiamo di fare soprattutto solidarietà nella bellezza della passione.
Approfitto per annunciare un piccolo evento a cui abbiamo fatto parte ed è un piano di sostegno per le persone di Amatrice. Quindi sostanzialmente ci siamo riuniti e facciamo spesso queste cose proprio per fare solidarietà e occuparci di cose che in qualche modo la gente sta un po' dimenticando, e nello stesso tempo uniamo quelle piccole passioni che le persone anche un po' più datate di noi hanno lasciato un po' nei cassetti dei ricordi. Ecco, le ragioni per cui ci siamo legati a questi aspetti che hanno vari valori, insomma, ecco. Ma noi innanzitutto non siamo nuovi a questi avvenimenti, perché comunque frequentiamo molto le piazze. Noi gestiamo, ma più che altro lei, mia moglie Valentina, gestisce un negozio su Recanati, però ci piace molto, e tra l'altro è nata così, diciamo, l'azienda, girare le Marche, girare le piazze più importanti dove possiamo portare questi prodotti per farli conoscere, perché in realtà ancora, anche se è un presente, probabilmente ancora le persone devono entrare in quest'ottica. Parlando di Fanti, cioè parliamo già di un marchio storico che veniva già dal mondo motociclistico e da qualche anno ha impiegato le sue forze, diciamo, a livello industriale, ma ancora abbastanza artigianale, su quello del mondo delle bike, e propongono prodotti di alta qualità come quelli che possiamo ammirare qua dietro. Non per ultima una Seven Days qua da città, che è un po' una via di mezzo tra bicicletta per andare al lavoro, per fare un po' di sport, con una particolarità chiaramente con le ruote grandi, con un gran motore, una batteria che ci permette di fare 160 km di autonomia, per cui abbiamo 630 watt di potenza, e diciamo che, ecco, a livello di qualità siamo molto molto avanti.